label e tutte queste cose qui. Quindi c'è una parte dell'introduzione piuttosto lunga in cui io ho sentito veramente che questa serie di obiezioni andavano smontate in maniera molto chiara. E far capire perché, come spiega Bourdieu, questo è un universalismo ipocrita, cioè non ha a che fare nulla con un universalismo in cui ognuno si riconosce come altro e ognuno dialoga, diciamo, dalla propria posizione. Quindi, quali sono i dati, come dire, da opporre come controobiezione all'obiezione degli universalisti ipocriti? Intanto dobbiamo guardare allo stato dell'arte di tutte quelle opere. Allora, ovviamente c'è un ritardo ormai trentennale in Italia dei gay e queer studies, non si pubblicano cose, le ricerche che vengono fatte in Italia in genere non vengono fatte da accademici che hanno un posto, ma spesso da persone che appunto cercano, no, di fare anche questo tipo di cose. Se noi andiamo ad esempio a vedere, se andate in libreria, date un'occhiata a queste specie di antologie generaliste ed ecumeniche su poesie d'amore, poesie erotiche, amorose, queste cose qui, che non sono delle antologie prettamente accademiche, però poi è quello che il lettore medio di poesia magari si prende in mano, e quindi poi l'idea del canone, uno se la forma non su un testo accademico, ma su questo tipo di volumi. Allora ce n'è una per gli Oscar Mondadori, Einaudi, e ne ha fatta un'altra, si chiama Poesie per chi si ama e così via, ma la casistica era lunga, poi mi sono limitato a una paginetta d'esempi, ma ce n'erano anche molti in più. Ora, quello che avviene è che in queste antologie, appunto, Poesie d'amore, l'amore non è mai neutrale, non è un concetto generale, perché trattasi solamente sempre di amore tra un uomo e una donna. Quindi anche quando ci sono dei poeti che sono troppo celebri perché l'antologizzatore li lasci fuori, perché se fai una raccolta di poesie d'amore del Novecento è difficile che tu non ci metta Saba, è difficile che tu non ci metta Penna, è difficile che tu non ci metta Pasolini. Cosa succede? Di Saba si mette sempre a mia moglie, così come dire, uno ha risolto il problema e tutto il resto viene messo da parte. Penna in genere ne mettono due o tre delle più depurate, cioè mai si possa vedere il fanciullo che si masturba nell'orinatoio, perché sennò cadrebbe Penna dal piedistallo e ahimè. Pasolini, anche lì, insomma, è un po' più difficile censurarlo, però insomma, anche lì se uno si ingegna riesce sempre. Quindi questo è il problema. La persona che prende un'antologia come quella di Einaudi, che ha proprio il titolo Poesie per chi si ama, ne esce con l'impressione che chi si ama sono sempre un uomo e una donna. E gli autori che sono gay in qualche modo vengono inseriti e allo stesso tempo fatti sparire per quello che riguarda la loro sessualità, e ci tengo a dirlo, non la loro sessualità in generale, l'espressione letteraria della loro sessualità, perché se non ne avessero parlato in versi non saremmo qui a parlarne, insomma, sarebbe un fatto squisitamente privato. Quindi la prima obiezione è appunto che viviamo in uno stato dell'arte in cui le politiche culturali hanno un'agenda più o meno implicitamente omofoba. Comunque, quindi questi autori con i loro testi a tematica gay dovevano essere riuniti e rappresentati, perché sennò il fenomeno non si vede. Okay. E invece la seconda obiezione, quando appunto lo dico, autore gay, poesia gay, quindi questo fatto dell'aggettivazione, dicono: ma non è ghettizzante? E qui bisogna far presente che ogni volta che iniziamo a occuparci di letteratura, usiamo qualche termine per circoscrivere l'ambito di indagine. Cioè, se io ho un manuale di letteratura italiana, o se parlo di Dante come scrittore italiano, nessuno si sogna di farti l'obiezione di dire: ah, ma tu stai incasellando un autore universale in una categoria limitante. Cioè, di studi su Montale come poeta ligure, di Saba come poeta triestino o di Testori come poeta cattolico, ce ne sono a sfare, e come dire,
nessuno ci vede nessun problema. Se però io dico autore omosessuale, allora cioè, si inceppa, diciamo, tutto questo meccanismo e si crea un panico generale. Quindi questa è la seconda cosa da tenere presente. Quando parliamo di una poesia gay, di un autore gay o omosessuale, ovviamente c'è anche un'esigenza comunicativa per, vuol dire, stringere il discorso e semplificarlo, ma nessuno si sognerebbe mai, ovviamente, di dire che il tale poeta è solo un poeta omosessuale o che scrive poesia esclusivamente gay. Mi sembra talmente banale questo fatto che non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma poiché c'è una certa malizia anche in giro, invece si sente spesso che viene usato questo grimaldello, diciamo, contro gay studies, mi sembrava giusto anche puntualizzare l'ovvio, diciamo, dato la situazione italiana. Poi, appunto, abbiamo parlato tutte e due, avete menzionato questo fatto, un po' della particolarità della situazione italiana. Allora aggiungo due parole un attimo su questo. Quando uno, non so, è un adolescente gay sperduto e sta cercando qualche testo, qualche libro per conoscersi, a cui aggrapparsi, eccetera, in genere, necessariamente, per le ragioni dette prima, ci dobbiamo rivolgere alla letteratura straniera. Cioè c'è poco da fare, per tutta una fase che copre l'Ottocento sino ai primi del Novecento noi non abbiamo avuto un Oscar Wilde, non abbiamo avuto André Gide, Proust, Thomas Mann, eccetera. Più o meno tutte le altre grandi letterature europee c'è qualcosa e noi in quel periodo abbiamo questo buco. La situazione poi continua perché ci sono stati studi specifici sulla rappresentazione letteraria dell'omosessualità nel Novecento italiano. Ormai è storicizzato e si sa che sino agli anni 60 in Italia non c'è stata l'emersione, diciamo, di una narrativa gay, e poi soprattutto si è affermata dagli anni 80 in poi. E secondo me quindi era importante dimostrare, portare alla luce il fatto che invece siamo molto fortunati ad avere una tradizione poetica gay molto forte. C'è una forte continuità, perché, e poi alcuni tra gli autori massimi, insomma, quindi non è che vai a pescare pesci piccoli, insomma, sono proprio cose che uno dovrebbe studiare con attenzione, e che ci permettono proprio di coprire tutto il secolo, perché se noi prendiamo solamente 5 nomi che sono stati citati sino ad ora, gli autori in tutto sono 49, però per ora abbiamo citato Saba, Penna, Pasolini, Bellezza e Buffoni, c'è il caso, la fortuna, che sono esattamente a una generazione l'uno dall'altro e quindi veramente ci permettono di coprire tutto il canone novecentesco e quindi fare poi un discorso un po' storiografico con le varie stazioni, ad esempio, di cui parlava Guido. Quindi appunto io in questo studio ci tenevo anche a dire abbiamo anche cose a casa nostra che se ce le studiassimo bene potremmo trarre veramente una serie di dati molto interessanti, mentre invece con la prosa italiana si va da qualche parte, ma sino agli anni 60 non si va lontanissimo. E giustamente, poi ha sottolineato Guido Mazzoni, ci sono delle, diciamo, delle tracce di lettura che io ho inserito nell'analisi, nell'introduzione. Quindi uno è appunto questo arco storiografico che si può fare, proprio perché i poeti da Saba coprono tutto il secolo. E quindi qui non mi ripeto, perché effettivamente hai citato queste le stazioni principali, c'è Saba all'inizio del secolo, che per un po' è solitario, anche se c'è contemporaneamente qualche poesia di Palazzeschi che esce, anche qualche De Pisis, ad esempio, anche se poi le pubblica dopo. Poi appunto gli anni 50 e gli anni 60. Ecco, parliamo un attimo degli anni 50, perché magari ci dà l'idea della differenza con la prosa. Mentre negli anni 50 iniziamo a avere, appunto, ci sono già le opere di Saba, di Penna, poi ci sono manciate di testi alcuni altri autori come Palazzeschi o De Pisis o De Libero, poi negli anni 50 c'è l'esordio di Pasolini, di Nico Naldini, di Giampiero Bona, che è un altro poeta molto importante. Basterebbero questi tre per capire che negli anni 50 la produzione si amplia anche proprio da un punto di vista quantitativo, e quindi già
arrivati agli anni 50 si può parlare, si può già vedere una tradizione che si sta costruendo. Per fare il paragone con la prosa, teniamo presente che sino a prima della guerra ci sono pochissimi testi italiani che parlino di omosessualità. Se ne inizia a parlare dopo la guerra, ma la prospettiva è sempre omofoba, cioè il personaggio omosessuale è sempre un simbolo di decadenza, di corruzione fisica e morale. Ci sono veramente, cioè, tantissimi esempi anche di autori che di per sé, come dire, sappiamo che erano piuttosto illuminati e non omofobi, cioè Agostino di Moravia, cioè il personaggio omosessuale in cui ci sono queste ombre, insomma, omofobe che lo circondano. E invece, come detto, sino agli anni 60-70 nella narrativa c'è veramente poco. E a questo arco storiografico si intreccia la questione delle identità, perché noi effettivamente siamo un paese mediterraneo in cui abbiamo una compresenza di fenomeni culturali mediterranei e poi ovviamente altri più della civiltà occidentale, e quindi c'è questo fatto quasi paradossale. E come dire, l'omosessualità vissuta da Pasolini, anche da Penna, anche se ovviamente la poesia è più depurata, ma insomma il pattern è un po' lo stesso. Prendiamo Pasolini e Bellezza, che sono i due fari un po' di questa tradizione mediterranea. Paradossalmente, cioè, si va contro l'etimologia stessa della parola omosessualità, perché l'attrazione